Si è aperta ieri la 16ª edizione della Borsa del Turismo delle 100 città d'arte italiane ospitate da Ferrara. 380 i sellers che hanno scelto la città per presentare la propria offerta. Presenti anche tour operator cinesi che hanno visitato il centro storico di Ferrara, assieme a quelli provenienti dal Brasile, Stati Uniti, Norvegia e Germania. Tutti per scegliere e comprare pacchetti vacanze da inserire nei loro cataloghi. Sta andando bene, è un settore che è cresciuto nel 2011, buoni segnali anche sul 2012, soprattutto dall'estero, grande integrazione appunto con i vettori aerei e questi collegamenti che stiamo facendo con le camere di commercio e le province su tutte le principali appunto destinazioni attorno all'aeroporto di Bologna, è un'occasione in più per far arrivare nuovi turisti dall'estero. Siamo ovviamente impegnati a fianco dei nostri associati in questo momento difficile con supporto di ogni tipo. Penso per esempio anche a tutta l'opera che dovremo fare per la ripresa delle nostre attività economiche. Quindi siamo impegnati per esempio sul fronte del credito con convenzioni bancarie, ma anche e soprattutto con i consorzi fidi per fornire garanzie, per fornire un più agevole accesso al credito, alle condizioni migliori. Soddisfatto anche il sindaco di Ferrara, che ci tiene a sottolineare che la città, nonostante la terra abbia tremato, non ha subito danni. Il castello Estense, sito UNESCO e residenza della Signoria d'Este fino al 1598, è perfettamente agibile e da domenica sarà aperto al pubblico. Ferrara sta bene, si è risvegliata da un brutto incubo dello scorso weekend, si è risvegliata fortunatamente senza danni alle persone e ha rapidamente rimediato, almeno mettendo in sicurezza e rendendo agibile tutta la città. Stanno riaprendo i musei, hanno riaperto in questa settimana tutte le scuole. Direi che la città ha reagito molto positivamente e devo dire che abbiamo avuto anche un po' di fortuna e che altrettanto non possiamo dire di alcuni comuni vicini a noi, ai quali mandiamo un segno di solidarietà e un abbraccio. I contenitori culturali, ma anche la città delle mostre, degli eventi espositivi, del teatro, della musica, è il nostro brand, è diventato uno dei pezzi dell'economia locale sulla quale abbiamo tanto investito e speriamo di poter raccogliere ancora di più nei prossimi anni.